casco zingari dentro i caravan, ti fanno il volante della tua macchina. Bimbi spacciano sopra i monopattini, scaglie di cocco io sopra cipattini. Anche se questi personaggi non saranno magari degli esempi di... però comunque esiste una cultura, che è la musica trap, che i giovani ascoltano. Non possiamo far finta di niente. Censurare queste cose significa poi portare ancora di più all'attenzione questi personaggi. Tito Ghezzi, organizzatore del Carnival Trap, che vede come ospite il trapper Simba La Rue, incassa il no di due amministrazioni, prima Castiglion Fiorentino, poi Arezzo. La prima location scelta era quella della polisportiva di Montecchio Vesponi, ritenuta inadatta dal sindaco Agnelli. Così l'organizzazione aveva optato per un padiglione dell'Arezzo Fiere e Congressi. Il suo nome è legato non solo ai testi delle sue canzoni, considerati da molti discutibili, ma anche a vicende di cronaca. Robine coi caschi a Tenerife, mi diverto col jazz. Simba La Rue, al secolo Mohamed Lamin Saida, è stato condannato in primo grado a 6 anni e 4 mesi per la sparatoria del luglio 2022 a Milano e a 4 anni in un procedimento parallelo su una faida tra gruppi di trapper. Quei testi, quei modi, una persona condannata comunque in primo grado in maniera molto pesante a risse, a azioni di assolutamente delinquenziali, perché insomma una sparatoria a me pare che sia una cosa da giudicare diversamente. Beh, io penso che questa città non abbia nessun bisogno di ospitare una persona così, e credo anche che gli imprenditori del mondo dello spettacolo, che pure in questa città, come in tutta la parte d'Italia, abbiano subito un grande momento di crisi con il Covid, possano comunque fare il loro lavoro rivolgendosi a persone minimamente più degne e decorose. Stavo già là a guardare il calendario. Questo soggetto, questo Simba La Rue, fa in questo momento un tour per tutta Italia, si chiama Tunnel, un tour di grande successo, lavora in tante location, in tante discoteche, ogni volta che fa una serata è una serata di successo, fa sempre il pieno, domandiamoci perché, in fondo non siamo noi che abbiamo deciso il successo di questo personaggio, lo decide poi i giovani che lo ascoltano. Ad oggi l'evento non ha ancora trovato una location. La situazione è in un limbo, non abbiamo ancora una location, se risolviamo la cosa entro 24 ore, magari porteremo avanti questa operazione, altrimenti saremo costretti ad annullarla.